Buongiorno, cioè buonasera in realtà, figliuoli miei, buonasera a tutti quanti. Come state? Spero bene. Io bene, come al solito si sta. Tutti molto 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 bene. Cosa si gioca oggi? Si gioca a Magic Arena, ovviamente. Prego con tutto il rispetto, non capisco perché hai l'icona in bianco e nero così, da non far capire se sei live o no. Eh, in che senso, Berro? Cioè, eh, cioè l'icona in bianco e nero è la mia immagine, non c'entra per la comprensione che io sia live o meno. Cioè, eh, se, se vedi che, si, che scorre Barba Live, comincia a breve, sono live, se no, eh, no. Ho anche messo, comunque, come avete visto, un programma all'inizio, eh, un bel programmone all'inizio, eh, con i prossimi giorni. Visto che non posso mai comunque fare un programma fisso, perché non so mai quando devo andare via per le magiche lande del Bo. <ride> Perché, obiettivamente, mi mandano in tutta Europa e in mezzo mondo con l'aereo a tempi alterni. Ehm, ho deciso di fare un programma tot giorni per tot giorni, e quello dei prossimi tre giorni lo avete già osservato in allegrezza. E eh, appunto, vedrà. Almeno se tanto bene mi dà. Ok, domani le pregenzioni, domani sera, che so che sono molto attese. Mutant year zero, il 4 dicembre, che dovrebbe arrivare in allegrezza con. L'Xbox Game Pass, quindi posso fare gratuitamente. E il 5 dicembre un bel chiacchierare con Pregianza che mi sembra una buona, una buona continuazione. Lo riposterò a fine live, ovviamente. Questa cosa qua. Ma oggi siamo qua per giocare a Magic. E per l'esattezza, il live di oggi è molto utile per chi vuole imparare a giocare a Magic perché io Magic oggi lo voglio spiegare al limite delle mie possibilità. Perché comunque eh, Magic ha varie fasi, è un gioco estremamente complicato. E c'è molta gente che in tutta sincerità. Non ha idea di come giocarci Qualche consiglio da, di roba da visitare a Berlino Capitan che non sono molto ferrato eh, di Berlino Non sono un grande eh, amatore di quella città Quindi purtroppo non ti posso dare dei consigli sensati Mi spiace Però ci sono degli ottimi musei a Berlino Se ti interessa ehm, Dash KPI ricorda di votare nel Barbagruppo Per le pregenzioni Esatto Ma in realtà le ho già selezionate Dash A sto punto farò Assassin's Creed 2 Bioshock e Bloodborne Perché avete rotto il cazzo fortissimo Per avere Blood anche se ne ho già parlato fino allo sfinimento e va bene, gli darò una valutazione, gli darò un voto e facciamo così, che almeno andiamo più sul sicuro. Eh, no, teoricamente mona volante l'Xbox Game Pass dovrebbe arrivare al lancio del gioco. Non vorrei dirti una cavolata, ma eh, dovrei averlo al day one quel gioco lì. Eventualmente farò qualcos'altro, non lo so. Eh, vediamo, vediamo. Comunque, se arriva eh, il giorno stesso, faccio mh, appunto. Year Zero, se no farò qualcos'altro. Comunque, oggi si spiega Magic, si spiega Magic che è un gioco complicato quindi, se non sapete giocare a Magic, oggi sono qua io ad aiutarvi. Aiutatemi ad aiutarvi, aiutatemi ad aiutarvi. Allora, sono usciti un sacco di giochi belli quest'anno, berro! Assolutamente sì. Si consiglio il Game Pass di Microsoft perché ha solo il PC e non la One? Non lo so, perché non so che, che se c'è la stessa line up, però per chi ha la One, assolutamente sì. Comunque, Magic. In cosa differisce Magic dalla maggior parte dei giochi di carte? Eh, nel fatto che i giochi di carte moderni, quelli digital, hanno il mana per utilizzare le magie che si ricarica normalmente nei vari turni, cioè tu tutti i turni guadagni un mana extra e quindi di turno in turno puoi utilizzare magie sempre più potenti, perché il mana è il costo delle magie in base a quanti mana hai. Puoi utilizzare magie con un costo sempre superiore. Hai 3 mana, puoi usare magie da 3 mana o da 2 mana o da 1 mana, o tre magie da 1 mana o una da 2. Una da uno, insomma, quella roba lì. In Magic la situazione del mana è un po' più complicata: nel senso che voi tutti i turni eh, piacerebbe poter fare partite contro i bot per farvi vedere, ma non credo che ci siano in realtà. Uh, no, temo non ci siano le partite contro i bot. Quindi dov potrei dover sfidare un, uno a random uh, per, per poterci giocare. Grazie per l'iscrizione alla Smaridì. Intanto. Uh, ma vabbè, ve lo spiego. Intanto uh, dalla, dalla schermata dei mazzi. Il fatto che uh, anche in Magic c'è il mana. Ma il mana dipende da delle carte che si chiamano Terre. Quella che vedete qua è Terra base montagna. Come vedete, Magic ha. 5 colori di mana, se non si considera l'incolore, co che non è un colore, ma fondamentalmente è eh, un mana che potete usare di qualunque colore, 5 colori di mana che sono decisi da 5 tipologie di terre. Per ogni colore c'è un tipo di terra, c'è un tipo di terra differente. La montagna è per il rosso, l'isola è per il blu, la pianura è per il bianco, la foresta è per il verde, la palude è per il nero e... Eh... Dovrei averle finite. Sì, dovrei averle finite. Comunque sono terre base, sono le terre fondamentali del gioco, sono le carte più comuni del gioco e qualunque giocatore voglia cominciare a giocare a Magic, di norma si fa un set di una trentina di terre di ogni tipo, così può star sicuro di avere quelle terre lì. Di norma, tra le 20 e le 24 sono il giusto quantitativo di terre all'interno di un mazzo, in base al costo delle carte che avete. Eh, se scendete verso il 20, se le carte in generale del vostro mazzo hanno dei costi molto bassi come in questo monorosso se invece avete un mazzo con delle carte dai costi molto elevati tipo questo volgari le, le le terre possono aumentare sensibilmente e diventare molte di più um, non ci sono solo terre base ovviamente ci sono anche delle terre doppie uh, delle terre doppie che uh, nel caso vengano utilizzate alle volte cioè hanno degli effetti aggiuntivi Uh, ma vi danno un mana di due colori diversi. Nel caso il cimitero silvestre quando entra nel campo di battaglia entra tappato, e dopo vi spiegherò cosa vuol dire, salvo che tu già non controlli, cioè non abbia già in campo o una palude o una foresta. Uh, il fruttetto ripugnante invece entra tappato sempre. La tomba invece potete metterla giù, entra tappata se, uh, se la mettete giù normale, se pagate due punti vita entra come una terra normale. Ci sono varie terre e ci sono anche delle terre in realtà speciali. Ci sono delle terre molto diverse. Che cazzo è sta carta, peraltro? Questa cosa qua non c'era prima. Barriera d'ossa, muro scheletro, soldato vampiro. Non capisco, ma mi adeguo, va bene. Vabbè, sti gran cazzi. Uh, terre. Avete anche l'opzione suggerisci terre in questo gioco, che vi suggerisce che terra utilizzare, ma di norma funziona uh, poco bene. Tra le terre multicolore che vedete qua, ci sono anche delle terre di norma che non hanno colore. Uh, e che sono terre uh, variabili anche terre colorate alle volte non presenti nella, coll nella collezione ci sono delle terre speciali che, fanno che hanno degli effetti speciali Ah, è perché sono sul nero, ecco perché. Eh, tipo la cuspide spaccata, entra tappata, quando entra in campo di battaglia la sacrifichi, eh, se no, eh, salvo che tu non paghi un mana. Ma questa, quando tu la fai entrare, costa un mana, ma poi ti permette di aggiungere mana di qualunque colore. Quindi, è una, è una terra che ti dà mana di 5 tipi diversi, in base a quello che scegli tu. Da i Goblin si sei diventato un Barbadoro. Congratulazioni. Eh, quindi, cosa succede? Dove si vede il costo della carta? Adesso ti faccio, vi faccio vedere, Captain Jack. Eh, il costo della carta si vede in alto a destra. E questo qua che vedete: sono reperti colgari costa due mana neri e due mana verdi. Questo per dirti cosa succede? Eh, succede che voi, quindi, la base del mazzo sono le terre, dovete scegliere il colore del vostro mazzo e scegliere le terre necessarie a utilizzare questo mazzo. Eh, grazie per il follow, non ho visto chi ha followato. Eh, X Cyrus, XX Cyrus, XX. Quindi dovete selezionare delle terre in base alle vostre scelte, in base al numero di carte di un certo colore, al costo di quelle carte, soprattutto se hanno due mana di norma, se costano più di un mana singolo di un determinato colore, aggiungete o togliete eh, terre di quel, di quel colore. Io in questo mazzo verde nero Golgari ho svariate carte che usano sia il verde che il nero, più o meno in pari quantità, con una leggera spinta verso il nero e svariate carte con due mana neri di costo e due mana verdi, tra cui anche una che costa proprio di due Manerdo, due Manaverdi, quindi ho eh, una quasi parità delle terre, 7 paludi e 8 foreste e poi ho 8 terre multicolore in questo caso sono selezionate perché mi mancano alcune terre rare ma comunque 8 terre multicolore di norma sono un buon numero in un mazzo bicolore in un mazzo tricolore il, la gestione del mana è più complicato ma non sarebbe il caso di partire da un mazzo con più di due colori quando si comincia anzi l'ideale sarebbe partire con un mazzo di colore singolo perché è molto più facile da gestire e quindi per qualcuno che non sa giocare è molto molto più facile da, uh, cioè da ragionare non sul mana ma sulle carte che si, vuole, si vogliono inserire all'interno del gioco appunto il mono rosso è particolarmente facile perché 21 montagne e 6 a cavallo e non hai problematiche cosa succede? In Magic però le terre non le potete calare nel momento in cui l'avete in mano senza se e senza ma, eh, senza se e senza ma. Eh, esatto è l'adepso tra l'altro il mana non lo danno solo le terre ma lo volevo dire dopo, comunque il mana lo danno anche alcune creature che hanno delle abilità che vi danno del mana eh, e alcuni artefatti che sono carte in colore che potete mettere giù con qual qualunque mana che vi danno mana quando le tappate quindi comunque avete varie fonti di mana extra oltre alle terre il mana è fondamentale comunque eh, le terre che avete in mano le potete mettere sul campo di battaglia una al turno non ne potete mettere di più salvo che la terra non lo specifichi che può, che lo può, che può scendere anche se ne, ne, ce ne sono giù altre o non ci siano carte che vi permettono di metterle nel campo uh, bypassando questa regola questa regola fondamentale um... Nella, nella partita fondamentale di Magic voi avete delle fasi e le terre le mettete giù nella fase principale, cioè la fase principale di gioco, ma eh, la, la fase, cioè il turno di gioco, non comincia dalla fase principale. Il primo turno sì, perché non avendo giù una mazza, voi fondamentalmente cominciate dalla fase principale, che lo vogliate oppure no, eh, e lì mettete giù la prima terra e lì comincia la partita di Magic, ma... Quel che succede è che nelle fasi successive, voi prima della fase principale, che è quella in cui a tutti gli effetti fate le cose, avete una fase di stop, una fase di mantenimento. La fase di stop è quella in cui eh, praticamente quando voi utilizzate una terra per prendere il mano da quella terra, la tappate, quindi la girate. A tutti gli effetti, prima è normal, la mettete giù verticalmente. Quando la girate, voi prendete il mana, attivate quella carta. E vale per tutte le carte di Magic. Tutte le carte di Magic per essere attivate vanno girate, vanno tappate. Cosa succede? Succede che eh, quindi al turno 1 mettete giù una terra e poi vedete se riuscite a giocare una carta da un mana, oppure no. Eh, potete anche lasciarla semplicemente aperta per utilizzare altre carte dopo. E adesso vi spiegherò un attimino come funziona. La fase di stap è all'inizio di ogni turno perché è quella in cui stappate tutto, cioè nel momento in cui utilizzate la roba durante il vostro turno, quindi o usate una creatura per attaccare o usate una terra per prendere mana, il turno dopo automaticamente si stappa e può venire riutilizzata. Questo capita tutti i turni salvo che non ci siano effetti che ve le tengono tappate, in quel caso non le potete utilizzare. Un'altra cosa da tenere a mente è che la maggior parte delle creature, solo delle creature, non può essere utilizzata il turno che scende giù. Cioè se la mettete giù il primo turno non può attaccare quel turno lì, non può usare le sue abilità il turno che scende. Quindi calate la creatura ma la calate nella consapevolezza che la utilizzerete il turno dopo o, la eh, o ci attaccherete il turno dopo. Non ci sono però solo carte creatura in magic, ci sono carte in realtà di quattro tipi differenti. E questo penso che le, la, la cosa del terra sia chiara a tutti. Le carte hanno... Quattro tipologie. Creature, tipo questo goblin, che come vi dicevo eh, lo calate con un mana, anche questo lo calate con un mana. Istantanei, tipo questo fuoco di Shiv, e stregonerie e incantesimi. Cos'è che le distingue? Viene chiamata debolezza da invocazione, esatto Cyrus, quella che non potete utilizzare la creatura, le sue abilità e attaccare il turno che scende. Cosa succede? Le stregonerie le potete utilizzare solo nelle fasi principali del turno. Non potete utilizzarle quando volete. Quindi le potete mettere giù eh, quando mettereste giù una terra o mettereste giù una creatura. Quindi la stregoneria va utilizzata nel vostro turno. Ovviamente c'è il vostro turno, poi quello dell'avversario, poi il vostro, poi quello dell'avversario, ma questo credo sia una base di tutti i giochi di carte. Eh, se usi un istantaneo, lo puoi usare in qualunque momento a patto di avere il mana. Quindi anche durante il turno dell'avversario. Puoi utilizzarlo in istantaneo. Io ho il fuoco di sciglio lo posso sparare su una creatura quando cacchio voglio, anche mentre lui mi sta attaccando. Gli incantesimi, a loro volta, sono carte che puoi utilizzare solo nelle fasi principali, ma restano giù, hanno un effetto che eh, si attiva o si mantiene finché rimangono giù, rimangono a terra, sono dei permanenti fondamentalmente. Permanente è la terminologia con cui viene utilizzato qualunque, eh, cioè viene chiamato qualunque cosa rimane sul campo di battaglia, perché, quindi le terre, eh, le creature e gli incantesimi appunto. Uh, alcune creature hanno rapidità, quindi bypassano la debolezza da evocazione. Possono fare quello che vogliono subito nel momento in cui vengono giù. Tipo questo qua. Può attaccare immediatamente. Oppure lo puoi sacrificare subito. E dà la rapidità a qualcun altro. Quindi permette a una qualche altra creatura di attaccare. E qui, uh, appunto. Inizia il complicato. Eh, appunto, eh, Captain Jack mi chiede perché alcune carte hanno un numero vicino al simbolo del mana? Perché quelli sono il numero di mana di qualunque colore che dovete utilizzare per giocarlo. Cioè, eh, folgoro dello stregone normalmente costa due mana di qualunque colore e un mana rosso. Voi dovete utilizzare almeno un mana rosso, ma se avete per terra terre di altri colori e usate il loro mana, va bene lo stesso, perché sono due, eh, due mana in colori. Quindi sono due mana di qualunque colore, non avete eh, degli obblighi. Per il mana che viene utilizzato, Fuoco di Sventura vi richiede un mana rosso. Poi è X mana, fa un tot di danni in base a quanto spendete di mana. Può essere mana di qualunque colore. Quindi, questi qua sono i numeri di fianco al costo. Praticamente arriverà mai su smartphone, non lo so di chi, ma sarebbe una mossa molto furtiva da parte di Blizzard farlo arrivare su smartphone perché sì, funziona. Come vi dicevo, il turno è, è diviso in fasi. Quindi voi avete la fase di stop, quella in cui riattivate tutto, fondamentalmente. La prima fase principale, che è quella in cui calate la terra di norma e calate tutto quello che dovete calare. Che eh, non è un istantaneo. Quindi stregonerie, eh, incantesimi e creature. Poi avete la fase di combattimento. E qui c'è una roba abbastanza complessa. Ciao vado a scappare alla prossima. Perché la fase di combattimento vi richiede appunto di tappare determinate creature per attaccare. Voi all'inizio della fase di combattimento scegliete gli attaccanti. Voi avete un tot di creature giù e le tappate per attaccare, salvo che non abbiano un'abilità che si chiama cautela, che vi permette di attaccare anche senza tapparle. L'avversario, quando voi avete deciso con chi attaccare, decide con chi bloccare. Cioè, sceglie le sue creature, ma non le deve tappare, le mette semplicemente a muro, per parare le creature che voi gli mandate in faccia. Se vi, vi para le creature, quello che succede dopo è che c'è una fase di combattimento, una fase di danno. Praticamente le creature fanno un tot di danno e possono subire un tot di danno prima di morire pari ai numeri che hanno in basso a destra. Quindi questo Corriere della Torcia è uno sfigato 1-1 e eh, non è particolarmente resistente e fa soltanto un danno. Se andate su dei mucconi nettamente più importanti, cioè questo qua è un 2-4, Cavaliere della Carica, ha 2 di attacco ma ha 4 di resistenza ed è piuttosto resistente. Se andate più avanti ancora c'è cioè una roba tipo il mammuto aggressivo che costa un botto di mana ma è un 8-8 travolgere. E adesso vi spiego anche cosa funziona il travolgere. Considerando che la base della partita. Wizard, credo. Wizard, sì, 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 ho detto Blizzard, ho sbagliato. Wizard, Wizard. Sì, sto spiegando le regole. 8-8, ehm, insomma, è incazzatissimo. Considerando che la base del gioco per vincere è mandare a zero i punti vita. Del giocatore, il motivo per cui voi state attaccando è perché se voi attaccate con una creatura e nessuno vi para un cazzo, i danni vengono inflitti direttamente all'altro giocatore, che ha 20 punti vita, un po' come accade in Hearthstone normalmente, che se attaccate e nessuno vi para, gli fate del danno e sono cazzi suoi. E dovete mandarlo a zero, quindi attaccare con le creature è il modo più facile appunto per eliminare i punti vita dell'avversario, ma ci sono anche varie magie che tolgono punti vita e cose così. Appunto, l'obiettivo del gioco è fare danno all'avversario finché non arriva da 20 punti vita a 0 punti vita. Ora, cosa succede? Ci sono un botto di robe abbastanza complesse. Eh... Ci sono robe abbastanza complesse legate al combattimento. Perché non tutte le creature sono bloccabili. Alcune creature non possono essere bloccate. Alcune creature hanno minacciare, quindi possono essere bloccate solo da due creature contemporaneamente. Una creatura sola non le può bloccare. Alcune creature hanno volare e possono essere bloccate solo da creature con volare. Alcune creature hanno travolgere e quindi ogni danno in più che fanno rispetto ai punti vita difensivi della creatura vanno direttamente al giocatore quindi praticamente avete svariate abilità che eh, permettono di danneggiare l'avversario indipendentemente dal fatto che lui voglia bloccarvi oppure no cioè sto poveraccio su certe cose non può fare una mazza un mazzo monorosso è particolarmente indicato da questo punto di vista perché tutte le carte che ha nel gioco sono pensate per fare danni Molto rapidamente, quindi tutte le sue creature hanno o rapidità o qualche abilità che gli permette di fare danno molto velocemente. Il piromante Viashin ad esempio infligge due danni già quando entra in campo, eh, lo shock fa due danni a una creatura o a un giocatore, il colpo di fulmine fa tre danni a una creatura o a un giocatore, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è un mazzo molto basilare, tipo il goblin lanciacatene quando entra in campo fa un danno a tutti, sia alle creature che ci sono a terra sia a un giocatore ed è particolarmente utile per distruggere tutte le creature 1-1 uno -uno che ci sono in gioco. Uh, quindi, fondamentalmente, voi calcolate il vostro mazzo in base a quello che volete fare. Un mazzo come questo è un mazzo aggressivo e quindi è pensato per fare due cose fondamentalmente, distruggere le creature avversarie, fare tanti danni molto velocemente um, e avere tante creaturine fastidiose che danneggiano costantemente, che attaccano velocemente ed eliminano le creature avversarie. Questa è la base di un mono rosso, non serve altro, è un mazzo ignorante, ma al suo interno ci sono varie chicche comunque, tipo una carta come la fiamma di Keld è un incantesimo di cui vi parlavo prima, quando lo calate giù scartate la vostra mano e ora potete dire è una merdata, ma... Ma in un mazzo come il monorosso, dove tutto costa pochissimo e quindi bruciate subito le carte e fate più danni possibile, scartate la vostra mano quando avete in mano solo la fiamma di Kel'd, quindi non scartate un cazzo. Il turno dopo pescate due carte, oltre alla carta che dovreste pescare ogni turno, perché non ve l'ho detto, ma tutti i turni dovete pescare una carta, e al terzo turno fate il doppio del danno con qualunque fonte rossa, quindi il danno già elevato di un mazzo monorosso raddoppia. Ovviamente, questo è una roba basilarissima. È ignoranza allo stato puro. Ma poi ci sono mazzi molto più complicati. Perché? Perché c'è un mazzo come il Golgari. Il Golgari sfrutta il cimitero e il cimitero è un'altra cosa di cui vi devo parlare, perché ora vi ho parlato della fase di combattimento, ma quando una, una creatura muore o una magia viene utilizzata viene, eh, va automaticamente nel cimitero, salvo che non venga esiliata, perché ci sono delle carte con un effetto che le esiliano, ma voi non pensate all'esilio, pensate al cimitero. Ogni volta che usate una cazzo di magia o vi uccide una creatura finisce nel vostro cimitero. Ci sono delle carte che vi permettono di recuperare creature dal vostro cimitero o di utilizzare le carte che avete nel vostro cimitero in qualche modo o di sfruttare le carte che avete nel cimitero in qualche modo. Esempio. Trovare troncare. Questa è una carta doppia, è una carta particolare, non vi sto a. Cioè, ha due effetti in base, potete scegliere due, due effetti diversi in base al mana che spendete. Ma non sono tante così, non vi preoccupate, sennò no sarebbe veramente troppo complicato il gioco. Se la usate con l'effetto trovare usando due mana, tra l'altro quando vedete che è così, cioè verde-nero, potete vuol dire che potete usare a piacimento o un mana verde o un mana nero. Riprendi in mano due carte creatura a bersaglio dal tuo cimitero. Quindi, se vi sono morte due creature che volete riutilizzare per qualche motivo, usate Trovare e le riprendete in mano. E magari ve le hanno ammazzate. Questo è particolarmente utile quando avete i ciupacabra famelici, perché questa carta, quando entra in gioco, distrugge una creatura a scelta dell'avversario. È molto sinergica con questa perché se vi ammazzano ciupacabra, lo riprendete in mano, lo ricalate a terra, ridistruggete un'altra creatura. Capito? Sono tutte combinazioni così, sono tutte cose piuttosto complesse, sono tutte cose abbastanza complicate. Ma una volta che eh, avete idea di cosa volete fare, creare un mazzo con una combinazione fondamentale non è così complicato. Sono tante le abilità, ragazzi. Cioè, le basi sono queste. Sono tante le abilità. Però, eh, creare un mazzo non è particolarmente complicato. Un'altra cosa che. Eh, torniamo un attimino alle fasi. Perché mi sono fermato alla fase di combattimento. Ma non ho descritto tutto il turno. Adesso vi spiego. Un attimino uh, le abilità, ma prima finiamo la roba dei turni. Siamo arrivati al combattimento. Abbiamo parlato delle terre, abbiamo parlato della fase di stop all'inizio del turno, quella di mantenimento, che è quella in cui fondamentalmente guardate di avere tutto a posto sul, sul, uh, sul campo di battaglia. Alcuni effetti di certe carte si attivano. Uh, abbiamo parlato della prima fase principale in cui mettete giù la roba che non potete... O usate le stregonerie o mettete giù le creature o mettete giù gli incantesimi. Abbiamo parlato della fase di combattimento. Dopo la fase di combattimento c'è una seconda fase principale dove potete ancora una volta usare le stregonerie, calare creature, calare incantesimi, ma non mettere terre perché le terre ne mettete una al turno. Ovviamente di norma la mettete nella prima fase principale. Cioè se non l'avete messa nella prima fase la mettete nella seconda fase, ma di norma la mettete nella prima, salvo non vogliate fare altro per qualche motivo. Non si sa, uh, e poi basta, c'è la fase conclusiva di passaggio di turno. Sempre rimanendo al, al, al turno e alla sua divisione in fasi, quando voi fate un'azione, le azioni vanno nella pila. La pila è una pila mentale, in realtà, non è che vi app cioè, appare a schermo, ma per modo di dire. Quando voi usate una carta. L'avversario, specialmente se ha un istantaneo, cioè eh, quando voi utilizzate una carta, se l'avversario ha un istantaneo o una carta con caratteristiche da istantaneo, con un'abilità che la permette di utilizzare come un istantaneo, può rispondere alla vostra magia. Anche se usate una stregoneria, anche se mettete giù una creatura, se l'avversario ha un istantaneo, può rispondere alla vostra magia. Quando l'avversario usa un istantaneo per rispondere alla vostra magia, la sua magia si attiva prima della vostra anche se voi l'avete giocata prima perché la pila funziona al contrario cioè io metto giù una creatura un avversario ha una carta blu che dice counter alla magia cioè eh, per dire andiamo avanti eh, neutralizza una magia bersaglio fendente sdegnoso io uso una magia che costa 5 mana il fendente sdegnoso è un istantaneo che neutralizza una magia che costa più di 4 mana lui gioca il muccone 8-8 che dicevo prima. Io gli gioco contro Fendente Sdegnoso e glielo, e glielo neutralizzo. Se però lui ha ah, Disperdere Se. No, non Disperdere Senza, scusatemi. Ha Disperdere. No, dove cazzo sta l'altro? Che Cazzo sta il counter normale. Uh, se però lui ha in mano un altro counter, negare per dire, può giocarlo in risposta a Fendente Sdegnoso. E cancellarmelo perché si attiva, più il, si attiva prima il mio counter che ho giocato dopo del suo. Capito come funziona? Cioè, ogni magia può essere contrastata a patto di avere il mana per farlo e di sapere quale magia utilizzare per contrastarla. È un casino, cioè è un casino, lo so ragazzi, però la pila la dovete tenere mentalmente perché dovete avere sempre in testa questa cosa che... Qualunque cosa viene giocata dall'avversario può venire contrastata da un vostro istantaneo, a patto che quell'istantaneo, appunto, sia pensato per eliminarla. Quindi, con queste basi qua, che sono le basi del gioco, che lo so che sono complesse, ragazzi, eh, potete cominciare a giocare, potete cominciare a farvi i vostri mazzi. E ora. Anche sincopare, ci sono tantissime carte che, eh, che neutralizzano le magie, ragazzi, però ovviamente eh, dipende dal mazzo che volete fare. Ora, prima di cominciare a giocare e farvi vedere un po' di partita normale, vi voglio dare qualche consiglio basilare su come strutturare il mazzo, specialmente nell'attuale metagame. Con metagame si intende, eh, si intende fondamentalmente quali sono i mazzi competitivi all'interno di un determinato gioco in, quel, in quello specifico periodo. Magic si basa su varie espansioni, che escono dopo un tot di mesi con tot carte nuove e i mazzi vengono studiati in base alle carte nuove, in base alle carte disponibili. Ovviamente Magic è un gioco che va avanti da anni, e solo le ultime espansioni sono disponibili in arena, perché il formato è quello standard. Viene chiamato standard quello con queste ultime espansioni. Se andate a vedere le espansioni utilizzabili, sono queste qua: 2, 4, 5 espansioni, le ultime 5 espansioni. Ehm. Uh, e' sempre col, con le ultime 5 espansioni standard. Quindi dopo un tot, un'espansione esce fuori e l'espansione nuova la sostituisce. Ma ci vuole un po' perché esca un'espansione, ovviamente. Um, se volete fare un mazzo specifico, io vi posso consigliare, in base ai colori, che mazzi fare. Perché i colori hanno degli archetipi abbastanza definiti che li distinguono dagli altri. Un mono rosso. Il Mono Rosso normalmente viene, no viene conosciuto come Mazzo Spari, ma è normalmente un mazzo estremamente aggressivo. Viene conosciuto come Mazzo Spari perché nel rosso voi avete delle magie, come lo shock o il colpo di fulmine istantanee, che fanno danno immediato o agli avversari o alle creature. Un Mazzo Mono Rosso è un mazzo che punta tutto sulla velocità, sui danni rapidi, sulla distruzione delle creature avversarie facendo danni, e, uh, sul, um, e sul calare creaturine... Bastarde, ma questo non significa che il mono rosso non abbia creature potenti, significa solo che normalmente viene strutturato così perché le sue carte migliori sono così pensate. Il mono nero è un mazzo di norma eliminazione controllo, eh, scarta carte, scarta le carte che ha in mano l'avversario, distrugge le creature, distrugge i permanenti, eh, dà dei malus ai... A, ai alla forza e alla resistenza delle creature, e a creature abbastanza bastarde con degli effetti abbastanza stronzi che eh, fanno determinate porcate all'avversario. In più, il nero controlla il cimitero: quindi il nero è un colore che di norma permette di utilizzare le carte del cimitero o recuperare carte nel cimitero. Il verde è quello che io definisco normalmente il colore dei mucconi, perché il verde ti dà mana extra, per dire, gli Elfi di Lanowar sono un 1-1 a costo 1, che quando tappato vi dà un mana extra, e cala con relativamente poco mana, o ottenendo più mana del normale, delle mucche gigantesche, Muccone è fondamentalmente una creatura particolarmente grossa, eh, le baffa con dei bonus enormi, tipo questa qua è Crescita Titanica con due mana, dai più 4, più 4 a una creatura fino alla fine del turno, eh, e cala, insomma, dei creaturoni terrificanti, molto rapidamente con poco costo di mana. Il mazzo blu è il mazzo controllo. È il mazzo più rompicazzo dell'universo perché è un mazzo pensato per farti pescare carte, eh, neutralizzare le carte che gioca l'avversario e eh, rimandare in mano le carte all'avversario. Quindi rompergli i coglioni tutti i turni per eliminarlo lentamente ma inesorabilmente. Il mazzo bianco è un misto tra difesa Recupero dei punti vita e incantesimi. I bianchi hanno eh, incantesimi molto forti recuperano punti vita dalle creature, ad esempio questa qua uh, vi dà un punto vita extra se controllate tre o, più, tre o più creature sul campo, quando sta a terra per dire, uh, ma è anche un colore che ha creature di norma molto potenti, creature a costo basso molto più potenti del normale, incantesimi molto forti, recupero di punti vita e distruzione di massa, il bianco ha varie carte che distruggono masse di creature permanenti in gruppo, insomma, ira di, ira di, tipo l'ira di Dio. Ovviamente, visto che tutti i colori hanno una specifica forza, fonderli crea dei mazzi che hanno più forze e possono uh, contrastare altri molti più mazzi. Contemporaneamente, ad esempio, bianco-verde è una buona combinazione perché il verde permette di calare numerosissime creature, il bianco di potenziarle rapidamente e la mescolanza tra quei due colori potenzia masse enormi di creature e il mazzo bianco-verde più utilizzato è il mazzo token, cioè un mazzo con carte che vi permettono di creare tantissimi piccoli token, cioè non carte ma eh, praticamente dei segnalini. Evocati da altre carte che poi si potenziano con le varie magie che avete per distruggere l'avversario con una massa di creature. Il verde nero è controllo, distruzione creature, recupero creature dal cimitero e mucconi che si, gonf che si gonfiano a terra mentre voi controllate il campo di battaglia. Uh, blu rosso è un misto di spari, creature veloci e controllo. Blu, bianco, rosso è un misto di tutto per controllare il campo di battaglia e rompere i coglioni all'uomo della strada. Eccetera, 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 ci sono svariati mazzi molto forti, di, arche di, di archetipi eh, variabili di norma. Mescolare i colori è sempre consigliabile, ma ci sono alcuni mazzi monocolori che sono particolarmente efficienti. Tipo il mono verde è un agro che mette giù dei mucconi terrificanti e può distruggere abbastanza rapidamente. Il mono bianco eh, agro lifelink funziona più o meno nello stesso modo. Il mono rosso. Agro, è quello che vi ho detto prima, spari le creaturacce e comunque fa il suo porco dovere. Ora Spero di essermi spiegato, ma vi spiego anche come funziona Magic Arena. Perché voi normalmente in Magic cosa succede? Per fare un mazzo dovete tenere conto anche delle rarità delle carte. Voi in un mazzo non potete mettere, al di fuori delle terre, non potete mettere più di 4 carte della stessa tipologia, ragazzi. Perché se ne poteste mettere di più rompereste il gioco. Il massimo di carte di una specifica tipologia che potete mettere nel mazzo è 4. Non sempre ne dovete mettere per forza 4, potete metterne 2, 3. Dipende da quante ne volete nel mazzo. Però 4 è il massimo della percentuale e vuol dire che se l'avete messe 4 di quel tipo lì nel vostro mazzo volete avere un'elevata probabilità di pescarle durante i turni cosa succede? Le, le terre ripeto non dipendono da questa cosa qua non hanno, non hanno questa limitazione qua potete metterne quante cazzo volete Uh, blu bianco va di volanti e controllo di norma, esattamente. Uh, che cazzo stavo dicendo? Mi sono perso via? Ah sì, 4 per, ti per tipo di carta, ovviamente. Ma le carte hanno varie rarità. Vedete questo simbolo nero? Vuol dire che questa carta è comune. Questo vuol dire che questa carta è non comune. Questo vuol dire che questa carta è rara. E ora vado in un altro mazzo per farvi vedere che ci sono anche delle carte che sono considerate leggendarie. Che sono estremamente potenti. Rosso vuol dire che sono carte leggendarie. Quando voi prendete le buste in Magic, le ottenete eh, completando delle missioni durante la giornata, tipo 500 monete per fare 20 magie creatura, 750 se ne lancio 40, eh, 100 se vinco la partita e una bustina gratis se vinco 5 partite. Con i soldi guadagnati, ogni 1000 monete voi potete comprare un, eh, una busta di una delle 5 espansioni di cui avete bisogno. In ogni busta c'è una carta rara o leggendaria, due carte non comuni e poi 4 carte comuni. Quindi le carte comuni ve ne fate a, a fiamma. Le carte non comuni, già meno. Le carte rare e leggendarie le tro ne trovate veramente col, col misurino. Quindi è difficile fare un mazzo veramente potente perché molti dei mazzi, sì rara, mitica, io la chiamo leggendaria adesso. Ehm, di base. Per fare un mazzo molto forte vi servono di norma almeno delle carte leggendarie delle carte rare, quindi molti mazzi molto competitivi con tante rare e tante leggendarie vi richiedono tantissimo tempo per essere fatte, perché dovete trovare un bordo di buste. Magic Arena vi facilita la vita perché ogni tot buste sbustate si riempie questo circolino che vi regala. Dopo 5 buste, no, cos'è? 6 buste, 6 buste, una non comune e una rara o rara mitica che è quella rossa. Quando voi avete queste carte qua neutrali le potete trasformare in una qualunque delle carte che ci sono qua, a patto che la rarità sia la stessa. Se volete vedere le carte che non possedete, andate nelle opzioni e cliccate su non presente nella collezione. Se io ad esempio volessi colpo fervente, e non ce l'ho, è una carta comune, anche se la vedete bianca, non è argentata, questa è comune, ho sei carte jolly comuni e posso trasformarle in, sei, in, in quattro colpi ferventi, perché ne posso avere un massimo di quattro. Uh, avendo anche una non comune potrei farmi anche un vedere rosso, anche se non le ho normalmente. Quindi quando trovate le carte eh, Jolly, sono le migliori che potete trovare perché le trasformate in qualunque carta vogliate questo vi porta appunto a sviluppare il mazzo più rapidamente in Magic Arena rispetto a Magic normale, perché in Magic normale le carte jolly non esistono, certo in Magic normale con le carte cartacee potete comprare le carte singole ma vi costano un botto di soldi in più rispetto alle bustine di norma soprattutto le rare e le rare mitiche qua eh, invece eh, nelle bustine ogni tanto trovate carte neutrali se avete culo, quindi potete trasformarle come e quando cazzo volete questa cosa qua vi facilita di molto la vita adesso farò una partita, eh, probabilmente prenderò schiaffi col mio mazzo monorosso perché sto avendo una sfiga abbacinante Oggi ho fatto quattro partite e ne ho perse tre Quindi vabbè, e vi faccio vedere. Sì, il gioco è free to play, Robby Accinelli. E lo potete scaricare quando volete. È in beta, ma è open beta. E in realtà il gioco. È... Quali bustine consiglio di aprire prima? Quelle di Ravnica, ragazzi. E vedete. Eh, voi cominciate 2, 4, 6, 7 con 7 carte. Potete decidere di mulligare se le carte fanno cagare. Potete fare un mulligan, ne ripescate una in meno, ma le modificate. Io ora ho una buona mano perché ho due terre e carte utilizzabili. Eh, di norma bisognerebbe avere almeno tre terre per stare sicuri. Ma due terre può andare bene, soprattutto in un mazzo con costi così bassi come quello monorosso. Quindi comincio con due terre no, e comincia l'avversario, adesso. Non ho pescato una terra. Questo può essere rischioso perché se io il turno dopo non pesco una terra, sono cazzi. Ho calato nella mia fase principale la terra. E ora con il mana che posso utilizzare calco, Calo il calcalava Gito, che è un 1-2 che prende più 1 più 0 se ho due stregonerie o istantanei nel cimitero e rapidità. Ma adesso ovviamente non ha quel bonus perché non ho niente nel cimitero. Non posso attaccarci, tocca al mio avversario, perché il turno. Perché, come detto, ha debolezza da evocazione, questo turno non può attaccare. Questo stronzo qua è un errante della crescita rigogliosa. E ho pescato una terra, quindi ho avuto culo, questa è una delle creature peggiori del verde nero, lui ha un Golgari verde nero ogni volta che una creatura che ha lui usa l'abilità esplora, questo prende più uno più uno e lui guadagna punti vita questa roba qui io la voglio eliminare istantaneamente perché se no mi rompe il culo e non sto scherzando, quella carta lì se rimane giù mi rompe il culo e poi dopo avergliela distrutta con un bel fulminazzo attacco per evitare appunto che mi rompa il culo Lui cala il plasma contagio ed è costretto a sacrificarlo. Il plasma contagio è una creatura che quando scende lui deve sacrificare una creatura e io devo sacrificare una creatura. Non so perché l'abbia usato su una creatura stronza come il Ghitu, ma non me ne frega una mazza. Perché adesso io farò questa cosa furba che ne calerò un altro di calcalavaghitu. E gli sparo un colpo di fulmine in faccia. Perché lo sto facendo in questo preciso istante? Perché io ho in mano la fiamma di Keld che dopo mi, mi brucerà completamente tutta la mano. Quindi devo bruciare tutte le carte che ho in mano il più velocemente possibile. E in più lui adesso prende più 1 più 0. Quindi gli faccio 5 danni in questo turno. Il turno dopo, se pesco una terra, calo il goblin, calo una folgore che mi costa 2 in meno perché ho giù un mago. Questa è una magia che costa 3 ma costa 1. Ecco, mi distrugge col Chupacabra famelico e col Calcalava Gitu. Questo è quello che vi dicevo, il Chupacabra quando entra distrugge una creatura. Ah, merda, no, il Vaporigeno. Ho il Vaporigeno e questo mi cambia completamente la vita. Ai ai ai. Calo il Vaporigeno in fuga, no. Eh, una terra sarebbe stata preferibile, ma un Vaporigeno non mi fa schifo. Questa è una carta che prende più 1 più 1 ogni volta che io lancio una magia rossa. Quindi è una carta molto forte. Il fatto che lui mi abbia rotto il mago, adesso è una rottura di cazzo perché la folgore mi costa un botto. Vivian Reed è un Vitor culo pesantissimo, perché è una Planeswalker e non ve li ho spiegati. I Planeswalker non ve li ho spiegati perché sono una cosa complessa. Sono una carta nuova, recente più che altro, negli ultimi anni è stata introdotta. Eh, sono carte che eh, tutti i turni possono utilizzare una delle loro tre abilità, una sola, e guadagnano punti, e poi possono consumare questi punti per utilizzare altre abilità. Queste abilità sono estremamente stronze. Lui prende più 2, più 2 adesso. Il piromante viashino può far danni a un planeswalker o al giocatore. Il planeswalker lo volete far morire il più velocemente possibile. Quindi gli farò del danno. Poi attacco con la folgore dello stregone. Gli faccio 3 danni a sto stronzo. E attacco, non lui, ma attacco Vivian Reed. Nella speranza di, uh, che non me la pari. Ma me la parerà sicuramente. Sacrificherà il ciupacabra perché lui la può. Lo, lo può fare. Non ha mana perché ha tutto tappato. Il ciupacabra muore. Vivian Reed sopravvive con un punto. Eh, questi sono anche i suoi punti vita. Quindi tutti i punti che lei utilizza eh, valgono come punti vita. E adesso lui è costretto a usare l'abilità più uno, perché se no sarebbero cazzi. Eh, I planeswalker sono terrificanti. Ha preso un Esumere per Tigolgari che gli permette di, rimettere, di riprendere in mano una carta dal cimitero e in più a un altro errante. Questa cosa qua mi fa molto incazzare, perché gli erranti sono veramente degli stronzi. Ecco, E adesso guadagna un botto di punti vita perché scende con la Ranger della Luce di Giada, e esplora due volte, mi chiama un'altra Vivian ma no? che culo ragazzi. Cioè, gli rompo, la, gli rompo quella per far che? A parte che io sto avendo una discreta iella perché va bene il Goblin Lancia Catena, sto cazzo. Ma. Vabbè. Allora, calo questo. Poi, questo diventa un 4-4. Ok. Con cui io sono disposto ad attaccare adesso. Perché, indipendentemente da, con cui, da, chi, da chi decide di pararmi lui, io poi ho il mana per usare due fiamme di Keld diverse. No, una sola perché poi scarto la mia mano. Attacco con questa e attacco Vivian Reed Lui me la distrugge. Io ho ancora il mana, calo la fiamma di Keld. Scarto la mia mano e il turno dopo pesco due attacco. Più la carta che devo pescare. Questo è un 3-5 ed è molto stronzo. Se lui ha roba che esplora per me sono cazzi. Questo non esplora, fortunatamente, ma ci riprende il ciupacabra e mi può distruggere un po' quel cavolo che vuole. Questo è un 3-5, adesso è molto pericoloso. No, non no, ho ancora perso, Antox, contrariamente a quanto si possa pensare, perché la fiamma di Keld il turno dopo raddoppia il danno di tutti. E ho vari spari che fanno il doppio del danno al terzo turno. Non te ne più di Vivienne. Eh? Aspetta, vediamo adesso. Perché adesso lui esuma reperti, prende il ciupacabra, sicuramente, se non è rincoglionito. Meno una Vivian gliel'ho levata dal cazzo. Non è una partita facile questa, ragazzi. Esplora eh? è una cosa che eh, vi fa vedere le carte che avete alla... in cima al mazzo. E se è una creatura, da più uno più uno alla carta. È fortissima, Minchia, anche trovare ha usato. Quindi se è ripreso il ciupacabra e l'altro errante. Questo è molto male. Pesco due carte, sono due fulmini. Questo è positivissimo uh, Ma non li userò a questo turno. Oddio, li userò al turno successivo. Perché il turno successivo raddoppia il danno di quei fulmini. Certo che... Mm. Sarebbero 12 danni in faccia a lui. Lui non ha roba che esplora, ma se cala due di questi sono cazzi acidi e se cala Vivian Reed sono cazzi ancora più acidi. Però io con un fulmine solo glielo ammazzano. Questi devo tenerli in mano, non posso usarli adesso. Uh, no, devo per forza aspettare e pregare Perché lui adesso mi spaccherà il vaporigeno sicuramente Se attacco col vaporigeno Combattimento Attacco Con un goblin lanciacatene uno. E con, indipendentemente con Quello con cui decide di pararmelo Io lo ammazzo col colpo di fulmine Va bene, non devo neanche usare il fulmine. Muore. E mi fermo qua. Molto bene. Il turno dopo lui calerà l'altro errante, il ciupacabra, e mi distruggerà il vaporigeno. Ma io ho due spari da 6 che gli possono pulire il, uh, il campo. Col ciupacabra mi ammazza il vaporigeno. Se non è pazzo. Sì, l'errante è OP, assolutamente una carta fortissima. Però è pensata per questo mazzo. Ok, il vaporigio non me l'ha fottuto, il ciupacabra ce l'ha giù. Plasma contagio gli costringe a distruggersi il ciupacabra Si distrugge il ciupacabra di chupacabra con plasma contagio, va bene. E io mi spacco il piromante, che tanto non me ne faccio un cazzo. e ora lui mi attaccherà col 3-4 e il 3-5 e mi fa 6 danni, e va benissimo così. No, solo col 3-4, va bene. E non ha calato Vivian Reed. Va bene, il mio turno. Ora io pesco una carta che è sfortunatamente una montagna e adesso i fulmini gli fanno il doppio del danno a lui. Quindi colpo di fulmine, uno qua. Poi attacco col goblin. E lui vorrà pararmelo col plasma contagio. No, se lo prende in faccia. E a questo punto sono indeciso sul da farsi. Perché lui ha un altro errante della crescita rigogliosa. Che quando cala è un bel dito in culo. E Vivian Reed. Che non ha calato. Perché probabilmente si aspettava la balordiade. Ehm... Uh... Le perti me lo vorrei cavare dal cazzo. E se ho culo questo non gli fa molto. Però con Vivian Reed è pericolosissimo. Perché può farlo tutti i turni. Eh. Glielo sparo in faccia. Mi conviene spararglielo in faccia o distruggergli le perti No, le zumareperti. Gli foto le perti e preghiamo. Lui adesso cala Vivian Reed e quello stronzo lì. E ovviamente poi prenderà creature con Esplorare. Però se io pesco una, uno sparo, glielo posso fottere prima che, gli, che, lo, che lo cala. Esatto, Antox. Vivian gli fa prendere un altro Esplora e GG. Però adesso non ha il mana per giocarlo. Quindi ora lui si prenderà una carta con Esplora sicuramente. No, ha trovato solo un Elfo di Lanowar. Quindi ho avuto culo, in realtà. Lo cala un, un cazzo. E poi calerà l'errante. Se non è. Cala l'errante, giustamente. Bene. Ci sta. Io mi prendo tre danni in faccia, va bene. Io ho il piromante viascino. Uh, no, 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 no. Vive e non me la cavo più dal cazzo. No, è veramente un problema. Uh, il piromante non è esattamente la, la mia prima scelta. Facciamogli due danni a lui e dietro la partita è difficile da recuperare qua ragazzi lui ha un 1-3 un 1-1 attacca devo cercare di fargli più danni possibili più velocemente possibile. si sacrifica l'elfo giustamente che non è scemo ora con Vivian Reed pesche pescherà sicuramente un cazzo di esplora salvo che io non abbia un incredibile culo niente è finita doppia esplorazione di ranger della luce di, di Giada sono fottuto <ride> non c'è molto da fare adesso mi esilia anche il goblin ahia yeah. Eh no, ora cala la, la ranger, si becca 6 punti vita e questo prende più 2 più 2. I'm fact è rinascita dell'antico, no, la partita è persa. Non ho. Non ho alcuno scampo. Posso anche distruggere il Palasma contato. Non mi serve a niente. No, finita. Peccato, però avete visto come funziona. Eh, se mi fosse girata meglio, lui fosse girata peggio, non avesse. Pescato due cazzo di Vivian Reed eh, Avrei potuto vincere la partita Vivian Reed è una carta veramente molto molto forte Pochi cazzi Anch'io ho un mazzo Golgari In realtà Che funziona più o meno allo stesso modo E eh, ha carte è anche abbastanza potenti Obiettivamente Potrei farci una partita adesso Per farvi vedere la differenza Per dire. Golgari Giochiamo con il mazzo Golgari Ho avuto sfiga Ma Che è successo? Ah grazie per, uh, per i 100 cosi per i 100 bit uh, Madlow. Ho amore. Arrivo eh. Contro chi sono? Orion, va bene. E qua adesso lo sto usando io il mazzo Golgari, sperando di non prendere ancora schiaffi perché sto avendo sfiga. Allora ho 4 terre in mano di cui due doppie. Ci sono delle buone terre. Un elfo di Lanovar, sì, questa è una buona mano. La terrò. Comincia sempre lui. Io sto cominciando sempre la mezza. È blu. È il colore del controllo. E può essere un bel dito in culone. ma io parto con un elfo di Lanovar e ho un mana extra. Queste due qua esplorano tutte e due. Sono una bella cosa. Ma. Ehm, non ho il. Il mazzo di bandraco è il mazzo draghi, ragazzi, ma non è super competitivo. Ma mi ha già bruciato l'elfo di Lanovar così. A cazzo duro? Proprio senza paura? Va bene. Ritorna calcafronde e esploro. Cosa esploro? Una fottutissima terra Quindi non mi, si è non mi si è baffata Però almeno mi sono levato una terra dai coglioni L'esplora serve anche per quello eh, Una delle cose problematiche di Magic, ragazzi È che vi può capitare di pescare solo terre eh, Quindi un sacco di merda, fondamentalmente Mietitore di mezzanotte, questa è un'ottima carta Perché ogni volta che una creatura muore Io prendo un danno ma pesco una carta Ed è molto forte, anche un 3-2 eh, Me l'hai ionizzato non è una mozza, una mozza stupida bruciarsi un counter così. Lui ha un blu-rosso controllo spari con i draghetti. Questo è un mazzo che gonfia i draghetti a forza di usare istantanei. E può essere molto pericoloso se uno non sta attento. Uh, ho tre ranger della luce di, di Giada e non ho nessuno degli stronzi che si baffa con esplorare. Pensate che culo che ho. Allora. Cagliamola, vediamo quante terre pesco. Hai un altro counter? Ha ah, un altro counter? Con Sincopare 2 me la fottuta a sto giro. Ne ho altre 2 in mano, vediamo quanti counter puoi avere in mano. Il blu rosso, come vi dicevo, è un mazzo controllo e vi state vedendo come funziona a tutti gli effetti. Questo sarà un live favoloso perché perderò tutte le partite, ma almeno vi farò vedere come funzionano i vari mazzi. Sto pescando solo terre, tra l'altro, con grande fortuna e fortunilità. Uh, Ranger, per favore, esplora due volte. Dimmi che non ha un altro counter in mano, perché Eh, che, che cazzo, va bene il buco di culo, ma c'è un limite a tutto. Allora... La prima è questa, che non mi serve a molto, la cimiteriamo. Il sussurratore invece me lo metto nel Grimorio, assolutamente. Perché questa è una bestia terrificante. Se cala, lui è fottuto. E questa è diventata un 4-3 perché ho fatto con due creature. Il Ranger della Luce di Giarda sono delle carte veramente bastardone. Lui pesca due carte. Carica d'avvio è una cosa che, se scarti una carta, ti permette di rigiocare la carta e ripescare. Pesca un botto lui adesso. Ha un botto di mana con cui mi vorrà counterare il mio sussurratore del fato. Ma io non lo temo e calo un altro ranger della Luce di Gioco. Così lui si brucia i counter. Perché se non mi ferma in fretta. No, mi ha scioccato l'altra. Contrariamente alle mie aspettative. Ha pescato due carte durante il ranger. Va bene. Ok. Molto bene, mi piace. Grimorio, Brasca la piglio e come? E questo è un 4-3, sono quattro pizze in faccia. Brasca la metto giù perché un altro è un place walker che tutti i turni mi fa fare delle porcate abominabili. Oh, ha calato Niv-Mizzet. Sono molto felice di questa cosa perché Niv-Mizzet è uno stronzo figlio di puttana fortissimo, fortissimo, ma io lo posso distruggere. No. Questo di mana convertito pari inferiore a 3 Non distruggo un cazzo di niente Niv-Mizzet è molto molto pericoloso eh, Ogni volta che lui pesca una carta Lui mi infligge un danno E ovviamente ha tante carte che può pescare Però io adesso ho un 6-6 volare travolgere Che posso calare perché lui non ha niente Per fermarmelo Se pago due punti vita posso sorvegliare due E vedere che cazzo ho. E lo farò questa la butto fuori dal cazzo, questa la butto fuori dal cazzo. Finito. Non ho bisogno di terre adesso, ne ho un botto di terre. A Vrasca ci pensiamo al turno dopo. Combattimento, attacco. Nessuna creatura attaccante per ora. Niv Mizet, averlo giù è un, è un gran problema. Se avessi del removal, glielo dovrei usare assolutamente in faccia. Perché con Niv Mizet lui può chiudere la partita. Sì, questo 5 è illegalissimo. Sì, mi infligge un danno al sussurratore del fato. Ok? Forse vuole... No, vabbè, c'hai cioè spira di lava, che buco di culo però, Dio santo. E quindi niente, mi fotte il sussurratore del fato così, in allegria, nella gioia. Allora io prendo un altro paio di danni e faccio sorveglia 2. Adesso mi sale, sto stronzo. Però, però, però. Lui non mi serve a niente ma lui sì Col ciupacabra Niv mizzet se lui non me la countera me lo inculo con la sabbia E c'è anche un bel colpo di fulmine Quanta gioia quanta allegria Sono proprio felice guarda questo preciso che gran figlio di una mignotta Niv Mizzet Niv Mizzet bisogna cavarselo subito dal cazzo ragazzi Shock. Lui continua a pescare carte con questo stronzo Madonna Niv Mizzet che... che carta rotta in culo Però non ha più mana per fare niente Quindi Oddio adesso ce l'ha Fa 5 pizze Va bene Cancello della Gilda Golgari Io 2 4 3 Chupacabra famelico Potrebbe avere un counter per le creature e incularmi, eh. Me la devo rischiare. Perché non ho il mana per farle tutte e due. E infatti me lo inculo. Ciao, Niv-Mizzet. Niv-Mizzet ce lo siamo cavati dai coglioni. Però ora lui è in enorme vantaggio perché ha pescato l'ora di di carte e c'è anche l'intuizione della Cimimaga. No, vabbè, ma dai, che cazzo. Che cazzo. Brasca. E me a negare. Madonna. Vedete perché odio giocare contro i mazzi che hanno il blu? Ritona cazzo fronde. Cazzo ci faccio questa roba. Non serve a niente. Partita finita. Ah. Tutti odiano il blu, sì, Vashvix, ci sono varie ragioni. Vabbè, la partita è persa, in realtà. Non è che ci possa fare nient'altro. Due Niv-Mizzet in mano è comprensibile, perché in un mazzo blu-rosso control ce l'hai. Però gli è andata veramente perfetta, invece a me mi è andata a sfiga, i livelli abbacinanti. Cioè neanche un removal. Io nel mazzo verde-nero ho un quantitativo di removal enorme, ragazzi. Cioè, ma veramente tanti, eh. C'ho Disprezzo di Vrasca, che è uno, ok. Però poi c'ho... Tre trofei dell'assassina. Ho tre chupacabra famelici. E mi è calato un, un chupacabra. <ride> e niente per recuperarlo. Quindi capite che insomma. Giochi anche con la chat, pregi. Ma sì, ma facciamocela una partitella, ragazzi. Anche perché sto pegando schiaffi di morte per il momento. Quindi sto andando veramente molto, molto male. Uh, oggi è una giornata sfigata a livello di, di, di partite quindi il mazzo di Vandraco peraltro per chi lo voleva vedere è un mazzo monorosso solo che ha Sarkan. e uh, dei draghi come Verix alla spada, il Drago Rapace e, e l'Atlis per chiudere la partita quando la partita va avanti troppo a lungo però non è super efficace, è molto bellino, mi diverto molto ma insomma sì la segu non seguo la finale del World Tour di Tekken. La guarderò Dark nel Returns. Anche perché abbiamo un italiano che è il buon Ghirlanda, che conosco personalmente. Il buon Joshua, perché ci ho fatto uh, un po' di streaming e cose varie in passato. E sono molto, molto contento. Cyrus vuole giocare? Ok, uh, Cyrus, io uh, te la faccio volentieri la sfida. Mi devi dire il tuo codice e devi mettere il mio. Uh, come si fa a giocare con un giocatore specifico? Ve lo dico subito Mettete il nome del giocatore Nel mio caso pregianza Hashtag 90716 Col codice che avete qua di fianco Quando andate in sfida diretta ve lo fa vedere Quindi uh, e, lo, e entrambi i giocatori lo devono mettere per giocare Quindi Cyrus dimmi il tuo codice Che così facciamo una partita io e te C'è la sfida diretta in Magic Arena ragazzi Oggi comunque che sfiga Ho fatto 5 part partite e ne ho perse No 6 partite ne ho perse 5 assurdo cioè, quando gira così non dovreste giocare, uh, ragazzi. Quando il gioco gira così smettete di giocare. Perché, ripeto, i miei mazzi sono competitivi esattamente come quelli che mi hanno spaccato il culo. Eh. Non crediate che siano meno forti. Hanno... Sono buildati bene. Hanno dentro carte molto, molto forti. Però mi sono girati peggio. Uh, non c'è niente da fare. Il mio monorosso può battere, cioè, il mio verde nero ha battuto un botto di controllo blu rosso. Ma se gira meglio, non c'è un cazzo da fare. Sei sì, un bravo ragazzo, Ghirlanda. Assolutamente sì. Uh, me l'ha chiesto prima Cyrus, Dash. Uh, almeno credo. Uh, quindi... quindi. aspetto che avvii lui la partita, così mi dice il codice. E poi faccio con loro. Rosso fuoco o verde foglia? Dipende dalle tue preferenze, Liquid Lurker. Preferisci avere un po' di flessibilità con gli spari? O uh, oltre alle creature? O vuoi avere. Uh, o vuoi avere soltanto mucconi giganteschi e incantesimi per fare il culo agli avversari? Dipende dalle tue preferenze. Uh, a me piace molto il mono verde, però uh, ovviamente preferisco il mono rosso perché costa di meno, ha carte molto meno rare, è, è efficace con carte molto meno rare e... ed è comunque molto flessibile. Attendiamo Cyrus che avvia. Dopo me le guardo le finali, comunque, facendo il tipo per Ghirlanda, assolutamente sì. Pensate cosa succede se un italiano vince il World Tour, ragazzi. Pensate che cosa succede. No, no, è ben bilanciato. Captain Jack, attualmente nel metagame ci sono tantissimi mazzi tutti competitivi. Il blu rosso è uh, super, uh, super competitivo, eccolo qua: XXIrus. Perfetto, io metto il tuo codice. XXIrus, tu metti il mio. E ci siamo. Il mio è questo qua, pregianza. Hashtag 90716. Io ti ho aggiunto. Hai bilanciato bene Magic, il bianco-verde è competitivo, il mono-rosso è competitivo, il blu-rosso è competitivo, il blu-bianco-rosso è competitivo, il verde-nero è competitivo. Uh, uh, ci sono tanti archetipi di mazzi, c'è anche il Karn, ci sono tante... Porca Troia che sfiga una terra sola, Mulligan. Va bene così va già meglio, non benissimo ma già meglio. Tieni. Va bene, va bene. Comincio io, quindi Mi sembra di capire, sì Partiamo di aizzatore fanatico e di un danno Io sto giocando con Cyrus col mono rosso Non so che mazzo abbia Ha ah, del nero Potrebbe essere un verde nero uh, No, per ora non uso niente Attacco, attacco con tutte e via Bianco-nero, sbarco della legione, ok Sbarco della legione è una terra infame perché quando si trasforma, oltre a diventare una terra, continua a piazzar giù token Quindi è un mazzo vampiri, così a occhio So che sembra una mossa del cazzo, ma io questo lo voglio eliminare il più velocemente possibile Perché non voglio dargli l'occasione né di recuperare punti vita, né di trasformare sbarco della legione Comunque, calcalava Gitu e ora potrà sembrare una mossa del cazzo, ma se così gli sparo questo direttamente in faccia col Kalkarava gli faccio 3 danni, questo diventa un 2-2 con rapidità e gli faccio 6 danni in un turno. Sto cercando di fargli più danni possibile, il più velocemente possibile. Zelota della Legione, questo quando entra pesca una carta e perde un punto vita, lui ha pescato giustamente e ha messo l'aeropante, sono due... Con, uno di punti, con un punto vita solo e muoiono entrambi col goblin lanciacatene che fa un danno a tutto quando scende. Tran. Tre danni. Eh esatto. Tre creature bianche 1-1 con legame vitale. Allora. Una gliela seguiamo. Così. Una gliela seguiamo così. E poi attacco con queste due. Giustamente. Però non fai a tempo a farmi danno se mi fai questo. Esatto, quindi non recuperi punti di vita. Perché ha... Uh... Mazza un altro? Ok, allora io calo un altro dittatore fanatico. Brucio un altro di sti poveri stronzi. E riattacco con entrambi. Lui, ovviamente, sta cercando di. Uh... Mi distrugge il Cacalavaghito. Non è una mossa stupida, recupera due punti vita. Però. Mm, perché, ovviamente, lui sta aspettando di avere una carta che possa ribaltare la situazione. Tribunale del Conclave mi fotte. Il Goblin, molto male. Molto bene, cioè, molto bene lui, molto male io. Io ho uno shock in mano e per ora mi fermerò perché non ho creature. Fine. Se mi arriva un altro sparo, però, ho vinto profetessa del porca puttana eh questo fa molto male ho bisogno di uno sparo ho assoluto bisogno di uno sparo non mi è uscito uno sparo porca troia questa è problematica perché uh, questa tutti i turni mi farà del male nel male fortissimo e gli ricaricherà punti vita il fatto che non mi sia sceso uno sparo ma una terra che era l'ultima cosa che mi serviva ora mi crea dei grossi problemi perché questa gliela devo eliminare Se fosse caduto uno sparo avrei vinto la partita, ma come detto mi è girato bene fino adesso. Eh, 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 eh. Non ha ancora benedizione la città. Porca puttana. Allora aspetta però. Adesso lui prende un danno da questo. Risolvi. Ok. È morto. È morto sì. Per colpa del campione del vescovo il campione del Vespro lo ha ucciso Bella partita Cyrus uh... Va bene, va bene uh, Ti è andata di sfiga uh, non, non è andata bene Fondamentalmente la partita, ma si è visto Ah, tra l'altro ho i soldi Adesso vi faccio vedere anche come funzionano le buste Io vado nelle buste, ottengo una busta una di Gilde di Ravnica, vado nelle buste, vedete che ho qua quasi completo il circolo della, della Rara Mitica, apro Gilde di Ravnica e mi dà una Rara Mitica Jolly. E qua appaiono le varie carte, Cinque comuni, tra l'altro ancora una Rara Mitica, Due non comuni, una Drosera avviluppante, un Indrick affettuoso, entrambe carte che qui non mi frega un cazzo, e un sussurrosore del fado, porca puttana, un altro, sai che ne avevo già due? Uh, che è una carta molto molto forte, adesso ho perso mille, mille oro, ma... Ho guadagnato una rara mitica che posso utilizzare in un altro mazzo. Eh, per prendermi, magari un'altra Vivian Reed o un altro tiranno della carneficina. Che è comunque una carta molto molto forte. Eh, questo è un mazzo fondamentalmente completo, in realtà già fatto così. Però, insomma, sono carte abbastanza utili quando ne avete la possibilità. Cimitero Silvestre? No, non ne ho. Va bene. Ad esempio, volevo farmi un blu rosso. Non con i maghi, perché Mago Strega in realtà. Eh, era una mezza merda. Ma con Niv Mizet. E io in realtà ce l'ho Niv Mizet. Se non erro, Niv. Ce cioè, lo dovrei avere Niv Mizet? Esatto, ce l'ho Niv Mizet il parun. Ne ho tre addirittura. Mazza, che buco di culo! Ho tre Niv Mizet addirittura. Io potrei farlo un blu rosso. Uh, un blu rosso anche abbastanza competitivo, in realtà, volendo, con, uh, con Nid Mizet, controllo e sparo. Quante carte massimo consigli? Un mazzo 60 Palmer Eldritch. Uh, mi sono dimenticato di dirvelo mentre vi spiegavo come funzionava il gioco. Un mazzo a 60 carte. Perché so Potete farlo con più di 60 carte, ma tu fallo di 60 carte. Un mazzo a 60 carte. Chashan, uh, è normale che ogni volta che perdo una partita, perdo anche tutta l'esperienza guadagnata. Chashan, sì, purtroppo. Perché nella beta la progressione è buggata. Uh, molti giocatori perdono tutta la progressione e la riacquistano al 90% la partita dopo, anche se perdono, perché al momento la progressione delle ranked è completamente buggata. Quindi è l'unico problema grave di Magic Arena, cioè il, il vostro rango, che nel mio caso è Bronzo 3, io, fa, io sono arrivato a Argento 1, poi ho iniziato a fare sperimentazioni con mazzi vari, poco competitivi, ho preso un sacco di schiaffi e sono sceso a Bronzo 3. Uh, bronzo 3 è l'ultima del Bronzo prima dell'Argento 1. Era, cioè, prima dell'argento 2, scusate, mi ero arrivato argento 2. Uh, praticamente sono bronzo 1, bronzo 2, bronzo 3, argento 1 argento 2, argento 3, oro 1, 2, 3 e poi master league, credo che non credo che nessuno abbia raggiunto, io ero arrivato a argento 2 poi come detto ho iniziato a sperimentare con mazzi a cazzo di cane, ho preso scopole a destra e a sinistra e ho perso tutto il ranking che avevo uh, però appunto cioè, io ho vari mazzi competitivi, perché comunque il mio mazzo monorosso è forte anche il mio mazzo draghi comunque è piuttosto uh, forte il mio mazzo monorosso è molto competitivo, il mio mazzo tocco. È molto competitivo. Il mio mazzo Golgari è molto competitivo. E ho abbastanza carte anche per fare un blu rosso abbastanza competitivo. Quindi, in generale, eh, per me è facile essere a bronzo 3. Perché i miei mazzi, comunque, sono forti. Detto questo, ragazzi, non vi. Cioè non vi demoralizzate. Eh, giocando inizialmente vi regalano un sacco di mazzi prefatti. Io li ho cancellati tutti perché non li utilizzo. Ma eh, tra questi mazzi prefatti ce ne sono un paio che sono mediamente competitivi. Principalmente il Tritoni è abbastanza competitivo. Eh, con quelli vincete un po' di partite e comunque con le missioni daily nel giro di un mesetto prendete abbastanza buste per farvi un mazzo. Con, per avere quelle 6-7 rare, 2 rare mitiche e eh, botto di non comuni e comuni che vi servono per fare un mazzo competitivo eh, non è difficile fare ranking abbastanza elevati partire da un mono rosso è molto facile si può partire anche da un mono bianco abbastanza easy per fare un mazzo forte o da un bianco rosso o da un mono verde ma poi da lì potete fare un po' quel cazzo che volete io adesso farò un blu rosso per sperimentare non ora ora lo farò eh, andando avanti eh, un posto buono per trovare dei mazzi molto forti è proprio il sito ufficiale di Wizards of the Coast ragazzi se non sapete come fare le liste Anda, cercate su Google Winning Decks Wizards Mazzi vincenti Wizards of the Coast. Vi manda in una pagina che non c'entra un cazzo. Voi non dovete andare lì, cioè, vi manda in una, in una pagina con dei mazzi che non c'entrano un cazzo con quelli di Magic Arena. Voi dovete cercare Ranking di Magic Online in cima a quella pagina lì. E poi nelle varie liste guardate i tornei standard, perché il formato di Magic Arena è standard. Voi entrate negli ultimi 3-4 tornei standard e vi segna i mazzi vincenti di quel torneo con tutte le liste competitive. Su quelli vi potete basare, non li dovete fare uguali, i miei mazzi non sono uguali a quelli di quelli, a quelli lì, sono diversi in base alle mie preferenze, ma hanno carte simili, sono comunque mazzi che vi possono far capire come strutturare determinate combo uh, o determinate strategie all'interno dei vostri mazzi. Come detto, ragazzi, uh, è molto importante partire da mazzi semplici, perché Magic è un gioco complicato, ma le combo e come giocare è... È facile comprenderlo una volta che sei nel mix. Sì, ti devi studiare le varie abilità, ti devi leggere le carte, cosa fanno. Ma una volta che hai visto un po' di tipologie di mazzi e sai come giocare contro i vari mazzi, vincere è tutt'altro che una passeggiata. Cioè, vincere è tutt'altro che impossibile. Ehm... Quindi fate così. E no, non conviene fare i shield, i draft e le cose così, ragazzi. Giocate Ranked e fate le missioni giornaliere. È la cosa migliore per guadagnare soldi e guadagnare, e guadagnare carte. Tutto qui. Uh, come detto, mm, vabbè, ho preso schiaffi tutto il giorno, quindi io direi che mi posso fermare qua. Uh, spero di aver spiegato Magic a chi non lo capiva. Ricordatevi le fasi, ricordatevi le terre, ricordatevi il funzionamento delle carte, la tipologia delle carte e che vi dice quando le potete utilizzare. Ricordatevi le caratteristiche dei colori e ricordatevi di guardare mazzi prefatti, uh, perché in standard i mazzi forti sono tanti, come detto. Ci sono svariate combinazioni di colori che funzionano, uh, quasi tutte le combinazioni di colori. Funzionano quasi tutte le tipologie di mazzi che volete fare con delle sinergie. Funzionano alcuni sono molto più efficaci di altri, senza ombra di dubbio. Al momento, in cima al formato bianco-blu-rosso controllo, uh, blu-rosso uh, controllo draghetti, blu-rosso niv-mizet, mono-rosso agro, mono-verde agro, verde-nero golgari. Uh, e poi che altri. Uh, anche blu nero, controllo, sorveglia. Funzionicchia sono mazzi che troverete molto. E bianco-verde token sono mazzi. Token aggro sono mazzi che troverete molto spesso. In competitivo perché sono molto, molto forti. C'è anche un bianco-verde nero token agro molto forte perché utilizza anche le carte nere per avere il removal eh, ma in generale ci sono tanti 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 mazzi competitivi in questo gioco, tante tipologie di mazzi molto competitivi in questo gioco poi sotto questi che vi ho elencati ce ne sono svariate altre di combinazioni che possono funzionare, quindi insomma tenete a mente che potete fare un po' quel cazzo che volete in Magic, che poi è un po' il bello del gioco, sono 5 espansioni il bilanciamento è legato al fatto che sono 5 espansioni, eh, queste 5 espansioni vi danno innumerevoli possibilità a livello di gestione del mazzo è tutto studio, deck building e quant'altro. Le liste dei mazzi forti online ci sono. Una volta che avete imparato le basi, fare dei mazzi forti non è difficile, e fare delle belle partite eh, non è difficile. Come detto, io oggi ho preso scopole, è stata una giornata sfigata per me perché ho perso un sacco di partite. Ma questo non significa che non mi sia piaciuto giocare, perché comunque sono partite che ho perso. Giustamente a lui è girata meglio, uh, all'avversario è girato meglio, strategicamente è giocato meglio e via così. Uh, Magic è un gioco bello: Magic è il miglior gioco di carte che c'è in circolazione. E uh, per il momento i suoi principali rivali sono Artifact, che personalmente non mi piace, uh, Hearthstone, che secondo me è estremamente più semplicistico, Gwent, che è ancora più semplicistico di Hearthstone, e quindi proprio non mi piace per niente. E basta, sono questi quattro big dei giochi di carte, con Gwent un po' dietro, questi tre eh, che sono avanti. Artifact non so come crescerà, come detto, a me non piace proprio vederlo, Artifact è proprio brutto da vedere, eh, però immagino sia un gioco estremamente intelligente, mm, però quello lo dovete pagare, dovete pagarlo, pagare le carte dovete pagare il gioco base. Questo è free, quindi fate voi, insomma. Uh, niente, per oggi può bastare. Io chiudo con il programmone. Ricordatevi che uh, domani c'è il live alle 3, credo, sì, mi sembra di averlo messo. No, forse alle. No, no, alle 8 le pregenzioni Mi ricordo neanche io quando ho setto i live, esatto eh, Domani alle 8 pregenzioni Dopodomani se sbloccano Mutant Year Zero Sul Game Pass Mutant Year Zero Se no farò qualcos'altro eh, E dopo, dom dopo, dopo domani I chiacchiere con pregenza serale Solito, tanto amore a tutti quanti Grazie come al solito per avermi seguito Grazie come al solito per le iscrizioni I follow, spero di esservi stato utile Se volete intraprendere la magica carriera del giocatore di Magic eh, Eccetera, Eccetera 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 E niente, ci vediamo domani e buona serata a tutti quanti. Ciao ciao ciao.